Abbiamo occupato questo posto che è vuoto da 10 anni, ogni una giornata di lavoro e poi si fermano per altri anni, e sono 10 anni che questo posto è abbandonato. Ognuno di noi ha problemi con pagare il pigione, molte persone hanno lo sfratto, molte persone abitano negli scantinati, siamo rovinati. Ci siamo buttati dentro questo posto stamattina. Noi qua non molliamo, finché non ci sistema. Noi qua non molliamo. 9 nuclei familiari e circa 12 tra precari, disoccupati e studenti, quindi complessivamente 40-45 persone dell'auto-organizzata nella campagna Magnameci Opeson sono entrate col supporto di altri del movimento dentro questa struttura praticamente abbandonata da 10 anni. Si tratta di una struttura che fu donata decenni fa all'ASL con un preciso vincolo, che era quello dell'uso sociale, in particolare di una casa per anziani. Periodicamente vengono effettuati lavori per un mese o due, evidentemente si distribuiscono, immagino, anche soldi ed appalti. C'è una parte quasi ristrutturata e una parte che invece è praticamente un rudere. Vedeva la presenza per 24 ore delle agenzie di sicurezza private, che costano, da quando si è capito, una cifra dai 10 ai 12 mila euro al mese. Nonostante spendere una cifra del genere per sorvegliare un palazzo vuoto è indicativo di che tipo di spreco di denaro pubblico si è fatto intorno a questa struttura, che noi abbiamo ribattezzato il palazzo degli sprechi. Prima è venuto un funzionario che ci ha spiegato che loro, no, ma proprio adesso, dopo 10 anni, dobbiamo far entrare gli anziani. 2 ore di assedio praticamente della mezza questura al completo, della polizia, della cenere. Non ci stiamo a farci cacciare da qua semplicemente perché questo continui ad essere banalmente il palazzo di sprechi, perché si faccia un altro mese di lavori, perché si continui a dare migliaia e migliaia di euro alle agenzie private di vigilanza per far sorvegliare un palazzo vuoto e quant'altro. Abbiamo bisogno di un tetto. Abbiamo lo sfratto. Ci mandano e non fuori da qua, andiamo pagare subito da un'altra parte. È meglio che le istituzioni queste cose le sappiano. Loro vogliono questa struttura, però ci hanno trovato un'alternativa, perché se noi da qua non molliamo. Cioè, siamo capaci di farci, ma non nasciamo a Cadin finché non ci saranno una sistemazione.